che amici trans e gay, amici della Xela, siamo assonnati come pochi, perché si fanno le ore piccole, si fa la bella vita, i carabinieri sono appena passati, e cosa vuoi farci? Va bene, oggi con il grande Dani. Ciao ragazzi. Dove andiamo? Andiamo a Poggi. A Poggi. Al calcodromo, il calcodromo, esatto. Il barbodromo. Andiamo dove l'anno scorso io ho preso quel carbone disumano di 6 kg rotti. È vero, sì. Ciao Vale. Andiamo dove la Vale ha preso quel carbone disumano, che rimane il record dei record delle pescate Bruxella, perché comunque è il pesce più grosso che abbiamo tirato fuori dai fiumi. Oh. Anche dai mari, però dai. Oh. Abbiamo, nel senso, se la team. Bene, ragazzi. Tanto ora abbiamo visto dei bei sottomarini. Mamma mia, ci siamo affacciati dal ponte. Mamma. Probabilmente era la carpa che ha preso la Valle, era enorme, era immensa. Quest'anno anzi è ancora più grande, quindi. Ah, novità delle novità, pescherò con i lombrichi. Vediamo un po' cosa succede. L'altra volta ci ha preso, ok. Ora colazione violentissima, scene vietate ai minori. E basta. Ci vediamo da luogo di pesca. Ciao, ciao belli. Diciamo che siamo comodi. Siamo comodissimi. Allora, siamo a Poggi. Ora, peccato che c'è un po' di sole, quindi non si vedrà. E niente, siamo già in perfetto assetto da pesca. La Vale l'abbiamo messa nel posto migliore, perché c'è un bel bucone lì, comunque c'è un sacco d'acqua. E il mio galleggiante la fermo. No, ci ha dato. A dopo, ragazzi. Tum, eccola, c'è rimasta. A dopo recupero in diretta della bestia di Satana. Eccoci qua. Si tratta di... No, io smetto, eh. Un pesce gatto. Io smetto, Dani. Allora, sto diventando matto. Col mais ho già visto una decina di abboccate, ma non carpe, e non c'è rimasto niente. Il galleggiante va giù piano piano e non c'è rimasto niente. Ora proverò con un innesco ciunfaffà. Ma ancora non l'hai fatto. No, cos'era il ciunfaffà? Ora faccio il ciunfaffà. Vediamo un po' cosa succede. Però non te lo posso dire qual è il ciunfaffà, perché sennò poi me lo copi. Ai tuoi fan gli ho potuto... No, ai fan non gli dico niente. Sono una merda. Padella in diretta. Padella in diretta. Grande Vale. Oh, però mangiato. Allora, io ho avuto la risposta a chi mi disturbava l'azione di pesca. Col mais, c'è ancora attaccato il mais. Incredibile. Stato. Io, ragazzi, non ho parole. Infatti ora mi sa che cambieremo. Col mais, ragazzi, col mais. La Vale ha preso un pesce gatto. C'è chi prende i pesci gatti e chi prende le carpe. Io ho preso la carpa. Piccolina, che mi ha fatto anche divertire, bellissima, quello che vuoi. Facciamogli una grande foto per i nostri fans. La facciamo sembrare anche più grossa. Ok, e ora la slamiamo e la liberiamo. Oh, a proposito, ho cambiato amo. Che hai messo? E i risultati si sono visti. Che amo hai messo? Non te lo dirò mai. Ho preso il pesce gatto più grosso del tuo. Mai. E secondo, vorrei un amino tuo. No, non sono in vendita. Ragazzi, sono entrati Barbie. C'avevo sotto questo branco da uno.
Spettacolo. Ora lo slamiamo, lo liberiamo. Foto per i posteri. Senza dita, che è sempre più grosso. No, mi è scappato. Ok. Ora lo rilasciamo. Signori, abbiamo selezionato un po' la taglia, ma la preda è alquanto indesiderata. Vaffanbrodo. Beata la Vale che non prende niente. Grande Dani, guardate, ha agganciato il mostrillo. Cos'è? Carpetta. Ah, Vale, porti il guadino al babbo? Certo. Aspetta che arriva il guadino. Dani si è spostato più in là perché lì non riusciva a vedere il galleggiante dove era lui. E direi che ha fatto bene, perché là ha già preso due Barbie e questa carpetta. Che sicuramente non è grossa, ma è divertente. Voilà, guadinata. Grande Dani. E sulla fiondata è arrivato lui, Mister Cavedano. Allora, ragazzi, proviamo a spostarci. Arriva l'acqua. Proviamo a spostarci perché i pesci gatto l'hanno fatta da padroni. Ora. C'è chi ha preso carpe, cavedani, Barbie. Sì. C'è anche chi, Però. Sì, c'è solo anche chi ha preso gatti. Io ho provato ad innescare il lombrico, ho preso, penso, il gatto più piccolo del mondo, dell'universo. Cioè, no, dell'universo. La Valentina, la capo del Mazzugoro. La Vale ha preso tanti di quei gatti che si è aperta un gattificio. Va bene, proviamo ad andare dalla cascata di ieri con la speranza che non ci siano quelle algacce maledette. Avendo piovuto, magari speriamo nell'ondata di mezza piena che abbia portato via le armi. E se no andremo dall'altra parte. Eh sì. A dopo. A dopo, ciao. Allora, avanti scoperta, decisamente meglio di ieri. Decisamente meglio, c'è sempre un po' di merdina a galla, ma penso che si possa pescare abbastanza bene. E pescheremo, penso, tutti lì nel bucone. Vediamo. Lì. Ragazzi, ci siamo spostati e un cavedanone subito. Ora lo slamiamo, ve lo faccio vedere da vicino. Eccolo qua. Le cavedano e vai, preso con tre bigattini sulla fiondata. Allora ragazzi, sono entrati questi cavedanelli, questo è già il quarto che prendo nel giro di 32 secondi, un po' piccoli ma va bene, ce li faremo bastare, mettiamo nella nassa così poi li guardiamo tutti insieme. Poteva mancare? Porca puzzola! Allora, la Vale ha preso qualcosa, un qualcosa che morde sicuramente, un cavedanello. A parte poi un sacco di robetta piccolina. Daniele ha perso il mostro. Sì. Ha perso. Babbo, lo butto in acqua. No, la butto in acqua. Vai, ciao. E ragazzi, sull'invito è uscito lui, Levarmo, Capitan Barbossa. Ed ecco lì, cos'è che viene fuori?
un bel cavello. Io ragazzi non vedo, sono assolutamente contro luce. Cos'è che viene fuori? Un meraviglioso cavedanone preso con il lombrico a scarroccio, in pratica facendo andare il galleggiante in corrente. Bello, ora slamiamo e via, questo qua lo ributtiamo subito in acqua. Gli altri li abbiamo tenuti là nella nassa, che poi vedremo. Allora, la tecnica del lombrico violento tenuto al guinzaglio funziona, però tutta robetta piccola, mamma mia. Mi aspettavo qualche mostro. E vabbè, la riproviamo. Allora, per me pescata finita. Vediamo le prede qua dentro. Guarda che meraviglia. Saranno mezzo chilo tutte e tre. Quindi, cioè tutte e tre insieme. Quindi direi che le possiamo ributtare. Vai. 1, 2 e 3, credo che sia già andato. A posto. Vabbè dai, tutto sommato mi sono abbastanza divertito. Non sono usciti pesci big. Daniele ne ha persi 4, uno dopo l'altro, laggiù. Cavedani, belli. E basta, io ne ho slamato uno carino con il lombrico. E basta, c'è un caldo allucinante, io sto rischiando il colpo di calore, per cui direi che va bene così e ci vediamo alla prossima. Ciao belli.